L'AIPA, Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati, sezione di Monopoli, mercoledì 24 ottobre, ha organizzato nella città di Monopoli un convegno sul tema: i pazienti anticoagulati e i pazienti rari. Di cosa c'è bisogno? Al centro dell'attenzione, in modo particolare, le malattie anticoagulanti e antitrombotiche, una branca della medicina negli ultimi tempi in significativa evoluzione che coinvolge e influenza la qualità di vita di un numero sempre più alto, purtroppo, di persone, in particolare anziani. Sono in atto infatti nuove terapie e nuovi farmaci con caratteristiche diverse. E sulla somministrazione di questi farmaci, sulle indicazioni, ci sono spesso dei punti di vista diversi. A tal proposito, in questo convegno si è cercato di dare una risposta informando sulla corretta gestione quotidiana dei farmaci in terapia. Altro importante argomento all'attenzione del convegno è stata l'assistenza ospedaliera, che per questi pazienti ancora oggi è molto importante, nonostante l'introduzione di nuovi farmaci. Questa circostanza e necessità è stata ribadita ai nostri microfoni dalla presidente regionale AIPA, Tonia Pertusa. Abbiamo organizzato questo convegno perché vogliamo che finalmente vengano istituzionalizzati i centri. Questi sono dei contenitori che praticamente sono utilissimi per la popolazione affetta da varie patologie emorragiche trombotiche, tipo pazienti affetti da ictus, da fibrillazione atriale o da embolie polmonare. In più, oltre a questi pazienti affetti da patologie cardiovascolari, ci sono anche pazienti affetti da malattie rare o comunque da patologie che vanno a intersecarsi con quelle che sono i problemi emorragici e trombotici. C'è bisogno di sicurezza per questi pazienti, c'è necessità che questi vengano seguiti da personale specialistico abilitato, diciamo, a questi tipi di trattamenti. A volte queste patologie sono multifattoriali, cioè un paziente può avere più patologie e quindi se all'interno del centro o comunque all'interno delle strutture ospedaliere troviamo le diverse specializzazioni, il paziente non sarà costretto a migrare ma a rimanere nell'ambito del centro trasfusione, del centro antitrombosi. Questi centri noi li vogliamo assolutamente che siano messi in rete perché ultimamente si parla di mandare fuori questi pazienti dagli ospedali, di mandarli in ambulatori. Noi siamo d'accordo su tutto, però vogliamo assolutamente che ci sia la sicurezza per questi pazienti, una rete che possa collegare i diversi territori a quale potrebbero anche affluire questi pazienti. Abbiamo fatto un decalogo del paziente anticoagulato con dei punti fondamentali nei quali chiedevamo queste cose alla regione, è stata presentata, siamo stati ricevuti, però adesso, a tutt'oggi, non abbiamo avuto, diciamo, un prosieguo di quelle che sono le iniziative. Noi chiediamo fortemente che ci debba essere una collaborazione con tutte i medici specialisti perché il paziente possa essere sicuro e possa essere curato in maniera corretta e non diciamo, spendere dei soldi che poi vanno a danno della regione stessa. Si crede che ultimamente con l'innovazione, con l'introduzione dei farmaci, i nuovi NOAC, i nuovi farmaci anticoagulanti, non si abbia più bisogno di questi centri. Questa è una falsità, perché a maggior ragione il paziente che passa al nuovo farmaco ha bisogno di essere comunque monitorato, non ogni 15-20 giorni come succede per il Coumadin, ma perché ci sono altre patologie che potrebbero innescarsi. Quindi noi chiediamo che vengano istituiti e legiferati questi centri che sono stati, diciamo, recepiti dalla Regione Puglia, ma del quale non sono stati fatti regolamenti attuativi. Si è parlato inoltre di malattie rare e delle novità che la Regione Puglia sta mettendo in atto sul delicato comparto e per spiegare meglio le nuove iniziative poste in essere dal decisore politico regionale era presente la dottoressa Giuseppina Nicchiarico, responsabile del coordinamento malattie rare della Regione Puglia, in rappresentanza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Oggi, coevo all'evento organizzato dall'AIPA, si è parlato di malattie rare. Siamo qui con la dottoressa Giuseppina Nicchiarico, quindi spaziamo un po' su questo argomento. Grazie della possibilità di raccontare l'evoluzione della rete malattie rare. Questa è stata una bella opportunità che, come al solito, viene dal territorio, cioè da un'associazione dedicata a dei pazienti con coagulopatia che spazia il proprio interesse verso il mondo delle malattie rare.
che in qualche modo sono anche le malattie della coagulazione. L'emofilia è una malattia storicamente più conosciuta tra le rare perché ha colpito dei principi ed è un modello di riferimento. Malattie rare è anche un modello di riferimento e di buone prassi all'interno dell'innovazione dell'Organizzazione Sanitaria Regionale Pugliese. In questo ambito che, come sappiamo, le malattie rare sono circa 8.000 diverse malattie rare, finalmente grazie al registro malattie rare, si chiama Sistema Informativo Malattie Rare della Regione Puglia, SIMARP, abbiamo censito i malati comprendendo e declinando il più fine sottogruppo e entità nosologica di malattia rara che i pugliesi hanno. Sono circa 18.000 le persone che in Puglia soffrono di malattie rare. Noi abbiamo allestito un'organizzazione che è supportata da una rete informatica che ci consente di vedere esattamente dove sono i malati e questo ci consente di fare una medicina moderna, si chiama medicina d'iniziativa, noi in Puglia l'abbiamo chiamata, è così scritto in delibera di giunta, il filo di Arianna. La medicina d'iniziativa è quella organizzazione che consente di vedere il malato è grave e complesso esattamente dov'è e allertare i nodi dell'assistenza territoriale intorno ai bisogni del malato. Professor Palavetti, l'importanza di una rete di centri emostasi e trombosi? Sì, molto importante, perché la terapia anticoagulante, che è una terapia salvavita, ha però necessità di gente esperta nel fare gestire in modo adeguato questa terapia per evitare delle complicanze emorragiche da una parte o per evitare che ci sia una insufficienza di terapia e quindi il rischio trombotico. Questi esperti non sono diffusi nel territorio, occorre che ci siano anche dei punti centrali in cui uno può fare riferimento quando ci sono delle condizioni che lo richiedono. Quindi i centri esperti di emostasi e trombosi sono indispensabili per avere una terapia anticoagulante ben condotta. Naturalmente non è che tutti i giorni uno debba avere questo rapporto, ma quando c'è necessità è importante avere un punto esperto che risponda ai bisogni. Tante grazie, professore. Prego, grazie.